Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi sono contentissima di girare questo video perché vi annuncio una nuova collaborazione, nello specifico con il nuovo sito di perline, componente e materiale creativo che si chiama Beats Mine, gestito dalla bravissima, gentilissima e generosissima Simona. Con Simona abbiamo deciso di avviare una collaborazione, realizzerò dei tutorial per lei e per voi naturalmente, con le perline che ha gentilmente deciso di regalarmi. È stata generosissima, bravissima e mi ha regalato tantissime cose che vi mostrerò tra breve. Beats Mine è un sito appunto di perline, materiali creativi, eccetera, che trovate all'indirizzo www.beadsmine.it ed è fornitissimo. Vende elementi Swarovski, argento 925, perline cieche, preziosa, tohomi, yuki, paste modellabili, tantissimo attrezzi, eccetera. Quindi è fornitissimo, è nato da poco e quindi mi fa molto piacere collaborare con Simona appunto per realizzare tante cose belle insieme. Abbiamo già in mente un progettino che sarà appunto l'oggetto del mio prossimo tutorial in collaborazione appunto con BeatsMine. Vi mostro subito cosa mi ha inviato Simona, che è stata generosissima, è stata generosissima, è stata davvero, io quando ho aperto il pacchetto sono rimasta così senza parole e mi ha inviato tantissime tipologie di perline diverse appunto da provare. Spero di avere tempo innanzitutto e comunque di avere delle idee per poter utilizzare. Allora, passiamo subito all'esso che sono già abbastanza conosciute e me ne ha inviato due pacchetti da 5 grammi nella colorazione Metallic Silver e sono molto molto belle e queste saranno oggetto del primo tutorial che faremo insieme. Poi mi ha inviato queste perline che si chiamano le Twist nella colorazione Crystal Capri Gold. Guardate come sono queste perline, sono appunto twist, sono delle perline che si attorcigliano su se stesse, su loro stesse, sono molto belle, anche la colorazione è molto bella. E vediamo cosa ne può venire fuori. Poi mi ha inviato, vabbè, due rivoli Swarovski, ce n'è uno solo perché già sto lavorando, da 14 mm nella colorazione Sapphire, appunto già sto lavorando al progetto. Sto riadattando un vecchio progetto appunto con nuove tipologie di perline. Poi bellissime queste qui sono le quadra lentil, sono le lentil a quattro fori e queste pure sono molto particolari, non so, mi ci devo un po' impegnare, spero di realizzare anche con queste qualcosa di carino. Matte Metallic Bronze Copper, guardate che carine. Poi mi ha inviato questi, sono bellissimi, sono i quad beads, sono dei quadrotti ad un foro soltanto e diciamo sono molto simili alle O-beads ma appunto quadrati. Secondo me possono conferire o possono essere sostituite proprio alle O-beads dando appunto un aspetto più spigoloso se vogliamo alle creazioni. Sono molto carine, anche il colore è splendido, grazie Simona. Poi mi ha inviato le one bead, queste one bead sono come le O-beads però sono ovali. Come potete vedere, non sono proprio tonde e sono molto carine, colorazione alla pastel, molto carine. Poi mi ha inviato le tre beads, i triangoli, i famosi triangoli, colorazione copper, e sono queste qui. Anche queste qui, a mio avviso, possono essere sostituite alle O-beads, a tutorial o a progetti che prevedono le O-beads, perché appunto con una piccola differenza si può conferire un aspetto diverso. Poi ancora queste qui che si chiamano Emma, come la mia nipotina. Sono le Emma e Pastel Light Coral, bellissimo colore. E anche queste, su queste ci si può lavorare parecchio. Molto belle. Ancora non finisce qui le lentil da 6 mm, colorazione turquoise. Come vedete, queste hanno solo due fori, sono le classiche lentil. Molto molto belle, mi piacciono molto queste. Poi, bellissime le tile. Io adoro le tile. E mi ha inviato una colorazione splendida, bella, bellissima. Luster Marble Green. 40 pezzi, voglio dire, di solito ho comprato pacchetti da 20. Molto belle, molto molto belle. Questi sono i codici qualora vorreste vedere sul sito. Poi ancora, eccole qui, sono le triangle
Opac Luster Picasso, una bellissima colorazione, e sono triangolini a due fori, mentre queste appunto erano da tre e un po' più cicciotte, queste sono a due fori un po' più piatte. Molto carine, un bellissimo colore, brava Simo, grazie. Poi vediamo un po'. Queste sono troppo particolari. Button bead. E guardate come sono. Adesso queste sembrano un po' delle borchiette. Però non sono proprio borchiette, sono più carine. Non so se riuscite a vedere. Come delle piccole piramidi, però un po' arrotondate. Ecco, così si vede. Sono deliziose. Carine, carine. Il colore però è molto, molto belle. E non sono molto appuntite, diciamo. Molto carine. Le metto a posto dopo. Poi mi ha inviato un altro pacchetto di quadrichile. Bellissime in questa colorazione. Opac Ultra Luster Green. Belle, bellissime. Come potete vedere, poi vi faccio vedere. Mi ha inviato i fiorellini, questi famosi fiorellini che si chiamano Flower Cup, appunto. È la colorazione Chalk White, Chalk. Boh. Questi qui vedete, eccoli qui, molto, molto carini. Carini questi, tanto. Poi mi ha inviato le mini duo, no, le super 8, che io non avevo mai preso. Sono molto piccole, piccole. Sono come delle super duo, piccole, piccole. E più schiacciate. Anche questa è una bellissima colorazione. Chalk, White, Capri Gold Full. Molto, molto carine. Poi mi ha inviato, ecco, le mini duo, ricordavo, Matte Metallic Flux. Devo dire la verità, differiscono pochissimo dalle Super Duo, sono molto simili alle Twin. Non è una tipologia di perline che mi sconfitta particolarmente. Poi mi ha inviato, queste sono le Pinch Beads, che volevo provare, avevo intenzione di comprare, quindi ti ringrazio, le Aztec Gold, un bellissimo colore. È una bellissima tipologia di perline, molto molto bella. Questa proprio ispira un bel po'. In vista del Natale prepareremo qualche bel progetto. Molto belle. Poi ancora mi ha inviato le dome, queste qui 14x8 alabaster. Sono molto molto belle queste, anche da incastonare, belle. Poi mi ha inviato questi qui, cubi criss-cross, sono particolarissimi, sono dei cubi che hanno dei fori che si incrociano. Come potete vedere, ecco, hanno un forellino qui e un forellino qui. E anche questi possono essere carini per realizzare qualcosa. Anche qui Crystal Capri Gold, che è una colorazione bellissima. Poi mi ha inviato queste gocce perlate lisce, bellissimo colore, grazie Salmon Perlised. E sono tantissime, sono 10. Un pacchetto di cipollotti da 3x4 mm, questo bellissimo color bronzo che useremo nel progetto. E infine un pacchetto di Rocail, un bellissimo colore, Opaque Salmon. Guardate che bel colore. E niente, adesso quindi non mi rimane che mettermi al lavoro, a studiare un po' e realizzare qualche progetto, oltre a quello che già abbiamo deciso insieme io e Simona, che sarà un paio di orecchini che vedrete nel prossimo tutorial, di realizzare insieme anche altri progetti, perché mi ha dato tantissime cose, quindi voglio regalarle tantissimi, più di un progetto, insomma. Spero di riuscire a fare qualcosa per Natale di particolare e di carino. E intanto vi ringrazio di aver guardato il video. Nell'info box troverete tutti i link al sito e alla mia paginetta Facebook Burzi Creazioni.
E niente che dire, ci vediamo al prossimo video. Buon weekend, ciao. Ciao 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 ciao. Buona domenica a tutti, ciao ciao.